Dall'indagine di Eduscopio della Fondazione Agnelli, che fornisce i dati sulle scuole superiori italiane, risulta confermato al top per rendimento universitario degli studenti l'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, indirizzo liceo classico. In pratica, Eduscopio, creato dalla Fondazione Agnelli, è uno strumento per monitorare gli istituti scolastici di formazione secondaria, misurandone la qualità attraverso un valore oggettivo, quali i risultati degli esami universitari degli allievi neodiplomati. Pertanto, nella classifica pubblicata come ogni anno ad inizio novembre dalla Fondazione Agnelli sui migliori istituti superiori italiani, l'Istituto Marco Tullio Cicerone, con il suo indirizzo liceo classico di Sala Consilina, si conferma tra gli istituti del Vallo di Diano al vertice per il livello di preparazione agli studi universitari. Si segnala infatti una media voti di 27,31 ed i diplomati in regola sono l'83,4%. Il rapporto a Eduscopio si estende anche con Eduscopio Lavoro, che offre a studenti e famiglie informazioni sugli istituti tecnici e professionali, analizzando i risultati lavorativi ottenuti dai diplomati di ogni singola scuola, e tra gli indirizzi tecnici, l'ITIS del Cicerone spicca al primo posto per l'opportunità di lavoro al termine del percorso di studi e che preparano meglio al mondo del lavoro, insieme all'indirizzo CAT Geometra, che ha un indice di occupazione del 40,84. Di questi, il 15,79% ha un lavoro coerente con il proprio percorso di studi. A tal proposito, la dirigente scolastica, la dottoressa Antonella Vairo, dichiara di ritenersi soddisfatta e orgogliosa dei dati emersi dall'indagine di Eduscopio e aggiunge che tale risultato rappresenta non solo l'ottimo lavoro svolto dai docenti, ma anche un motivo di sprone al fine di migliorare, arricchire e potenziare l'offerta formativa del Cicerone.